Archiviata l'estate, anche se è palese sotto gli occhi di tutti il suo prolungamento, la cosiddetta tanto agognata destagionalizzazione, si tirano le somme di questa stagione targata 2024. A far da contorno ai numeri registrati dall'economia turistica dell'isola, si è discusso insistentemente dell'organizzazione del commercio del capoluogo sardo, aspetto che non supporta la città in chiave turistica, ma che limita non poco l'indice di gradimento. In una città dove il suo interno c'è il mare, un mare urbano per l'appunto, è impensabile che questo aspetto quasi raro non debba essere sfruttato con una nuova visione. Credo sia veramente inutile che l'apertura delle attività commerciali a Cagliari siano fissate nel pomeriggio, quando i turisti sono al mare e i cittadini non si avventurano a sfidare le alte temperature. Tutti abbiamo notato che in quelle ore la città è praticamente, giustamente, deserta. In altre città europee della penisola e in piccole e significanti realtà, una per tutte la nostra Villa Simius, le attività commerciali aprono alle 19 in poi per dare a tutti la possibilità di viverla in completa serenità. C'è anche un altro aspetto da prendere in considerazione, che la riorganizzazione del tutto darebbe sicuramente respiro agli esercizi commerciali che da tempo raccontano le difficoltà nell'affrontare i costi della gestione delle proprie attività. Abbiamo chiesto al primo cittadino di Cagliari il suo personale punto di vista. Ma quelle sono scelte legate ovviamente alle attività produttive, commerciali, tenendo conto che non si può avere in una città, in una realtà come Cagliari, un funzionamento delle attività come nelle realtà turistiche che vivono soprattutto d'estate grazie a ingenti presenze di turisti. Quindi bisogna anche venire incontro alle esigenze e necessità di coloro che visitano la città, ma contemperare questo aspetto con una vita della città legata alle cittadine, ai cittadini e anche alle attività produttive e commerciali. Così il primo cittadino del capoluogo sardo, io credo vivamente che la bella Cagliari debba coltivare anche questo aspetto, come tutte le città che hanno nell'anima la vocazione turistica. Ultimo tassello che le farebbe fare il salto di qualità e annoverarla tra le città più belle e vivaci del bacino del Mediterraneo. L'Unione Sarda quest'anno ha compiuto 135 anni e proprio qui fuori all'ingresso della nostra sede ci sono tutte le pagine che raccontano le gesta di questo eroe della Sardegna, quindi un ricordo indelebile raccontato dalle pagine dell'Unione, dai video di Videolina, dai podcast di Radiolina, ma soprattutto dal cuore dei sardi. Abbiamo scelto e voluto far parte di questa grande iniziativa organizzata da Giorgio Pizzianti, dallo staff e da tante aziende sarde per unirci anche noi in questa settimana dedicata ai giovani e a tantissime iniziative. Noi con Videolina e Radiolina saremo in onda tutti i giorni per raccontare e ricordare. Il Planetario dell'Unione Sarda tutta la settimana regalerà a chi vuole venire, partecipare, un cielo particolare, che è quello del giorno della nascita di Gigi Riva. Abbiamo anche la statua in cera del grande eroe e poi insomma seguite un po' tutti gli eventi che saranno in giro per la città, dall'Ossigeno all'ex manifattura tabacchi, perché sono davvero tanti e credo degni del ricordo di un grande eroe. Ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero. Una settimana di appuntamenti e iniziative per celebrare gli 80 anni di Gigi Riva. Inizia a Cagliari la Gigi Riva Football Week, che fino a sabato 9 e domenica 10 novembre proporrà una serie di eventi nel ricordo del mito. Una settimana di festa che vedrà coinvolti il Cagliari Calcio, l'Unione Sarda, giornalisti sportivi nazionali e leggende del calcio come Gigi Buffon, Fabio Cannavaro e Claudio Ranieri.
Si parte con la prima iniziativa dell'Unione Sarda, che propone in edicola la bandana ufficiale della Gigi Riva Football Week in edizione limitata e l'omaggio della stampa del murales di Manu Invisible dedicato a Riva. L'evento di apertura sarà ospitato domani nella Sala Giorgio Pisano, nella sede dell'Unione Sarda, con tanti ospiti e la presentazione di una settimana che vedrà anche l'apertura straordinaria del Museo del Cagliari all'Unipoldomus. Mercoledì a San Manifattura apre la corte tra i 20 District Soccer, mostre ed esposizioni inedite. Giovedì 7 novembre, quando Gigi Riva avrebbe compiuto 80 anni, sarà la giornata clou. L'Unione Sarda proporrà in edicola uno speciale di 24 pagine dedicato al campione che trascinò a suon di gol il Cagliari a vincere lo scudetto del 1969-70. La sera, al Teatro Lirico, la festa sulle note dei Tazenda, Piero Marras, Moses Concas, Chiara Effe e Diana Puddu, con la presenza, tra i tanti ospiti, dell'ex allenatore del Cagliari Claudio Ranieri e dei due campioni del mondo nel 2006 Gigi Buffon e Fabio Cannavaro, entrambi molto legati a Riva durante la loro esperienza in nazionale. Venerdì, al Teatro Doglio, gli stessi Buffon e Cannavaro racconteranno insieme al giornalista Marco Cattaneo la straordinaria storia di Gigi Riva ai più piccoli. Al Centro Sportivo dell'Ossigeno, invece, il Cagliari scende in campo insieme ai bambini dell'Academy e della Scuola Calcio Gigi Riva. Non mancheranno le proiezioni del film Nel cielo un rombo di tuono, diretto da Riccardo Milani al Cinema Notorious, con il regista che svelerà i dietro le quinte e gli aneddoti in occasione di una delle serate della settimana che ogni giorno ricorderanno Gigi Riva in location diverse con ospiti diversi. Nel weekend il gran finale della settimana dedicata a Gigi Riva, con la partita del Cagliari che ospita sabato alle 18 il Milan all'Unipoldomus, mentre domenica tra il Centro Sportivo dell'Ossigeno e San Manifattura si chiuderà con le ultime sfide di Street Soccer, in una vera settimana di festa che renderà ancora più viva Cagliari nel ricordo di Gigi Riva. Olbia si prepara ad accogliere un'infrastruttura innovativa che coniuga sport, sostenibilità e turismo. Una pista ciclo pedonale fotovoltaica realizzata dal Cipness Gallura nel distretto industriale. Un progetto che arricchisce l'offerta turistica della città, offrendo ai visitatori un modo ecologico e salutare per esplorare il territorio. Quando è stata programmata, concepita quest'opera, l'intendimento era di integrare appunto un'opera pubblica destinata a dare dei servizi sportivi a favore del territorio, come può essere appunto una ciclopedonale o una pista per running, con l'esigenza anche di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, in questo caso parliamo di fotovoltaico. Immaginate di pedalare lungo una pista ciclabile immersa nel verde, con il sole che alimenta i pannelli fotovoltaici sopra di noi, generando energia pulita. Questa è l'esperienza che vi attende a Olbia grazie a un'opera unica nel suo genere, che unisce la passione per lo sport al rispetto per l'ambiente. Da Olbia presto si potrà arrivare nella spiaggia di Pittulungu passando per una pista ciclopedonale lunga oltre 3 km che si snoda attraverso il distretto industriale, offrendo un percorso sicuro e piacevole per i ciclisti e amanti del running. Un'occasione per scoprire un volto diverso di Olbia, lontano dal caos cittadino, e immergersi in un contesto paesaggistico riqualificato e valorizzato. Questo progetto testimonia l'impegno di Olbia verso un turismo sostenibile e responsabile. La pista ciclabile fotovoltaica, infatti, non solo promuove la mobilità dolce e l'attività fisica all'aria aperta, ma contribuisce anche alla produzione di energia pulita, riducendo l'impatto ambientale del distretto industriale. Un'attrazione che saprà conquistare i turisti più attenti all'ambiente e alla ricerca di esperienze autentiche e innovative. Olbia si conferma così una meta turistica all'avanguardia, capace di coniugare la bellezza del territorio con la sostenibilità e l'innovazione. Ritorna a Carboni un atteso appuntamento con il cinema. Dal 13 al 17 novembre si svolgerà il Carbonia Film Festival, manifestazione organizzata dalla società umanitaria locale sotto la direzione artistica di Francesco Giaia Via. L'evento è stato presentato all'interno degli spazi della Fondazione Sardegna Film Commission con la nuova direttrice Susanna Tornasello, che ha da subito accolto e collaborato con la società umanitaria, storica associazione di Carbonia, che ha formato e ancora forma generazioni di appassionati, alcuni dei quali approdati come professionisti dietro la macchina da ripresa.
Sì, il Centro Servizi Culturali Carbonia, la società umanitaria, arriva a Carbonia, nasce a Carbonia Iglesias negli anni 60, grazie ai finanziamenti per la Cassa per il Mezzogiorno. Da allora ha lavorato in un percorso volto a rafforzare la presenza del cinema, dell'audiovisivo, anche attraverso la conservazione della memoria, l'organizzazione di corsi di formazione nel territorio del Sulcis Iglesiente. Ora ci apprestiamo a vivere quella che è la nostra manifestazione più importante, che è il Carbonia Film Festival, una manifestazione nata nel 1990, in realtà nasce a Cagliari, si trasferisce poi nel 2005 a Carloforte, però dal 2008 a Carbonia e nel suo territorio. Tante le evoluzioni, insomma, una società, quella di Carbonia, che sta crescendo e che sta cambiando. È una società che sta cambiando, non a caso il nostro festival è dedicato da anni ai temi del lavoro e delle migrazioni, in una città che nasce come città per il lavoro e per le migrazioni, una città che è in continua lotta per la sopravvivenza legata appunto alla crisi della miniera prima, alla crisi industriale poi, una città che però ha tante energie che noi attraverso il festival vogliamo contribuire in parte a ravvivare e rilanciare. Un appuntamento con film d'autore ormai divenuto tappa fissa non solo per gli appassionati di cinema della Sardegna, ma anche per quelli di tutta Italia, una di quelle manifestazioni che rendono l'isola parte di un mondo culturale in continuo movimento. La cinematografia che proporremo è relativa a alcuni dei migliori titoli italiani e internazionali della contemporaneità, in particolare sabato 16 novembre alle 21 al Teatro Centrale avremo Francesco Costabile, che è fresco della partecipazione alla sezione Orizzonti della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia con Famiglia. Domenica avremo una grande chiusura, presenteremo in anteprima assoluta il pomeriggio di domenica 17 novembre alle 17 al Teatro Centrale, sembrava non finire mai, che è l'esito della residenza Carbonia Cinema Giovani Film Lab promossa da noi dell'Umanitaria, che racconta attraverso tre personaggi la storia del territorio. Chiuderemo domenica sera con uno show di Dente, che è un cantautore tra i più quotati della scena indie, che presenterà il suo spettacolo Iperbolica, un reading musicale, per cui non solo cinema, il Carbonia Film Festival. In apertura, mercoledì 13 novembre, la mostra Sguardi Plurali, la seconda edizione, è un contest organizzato in collaborazione con FIERI, il Forum Internazionale Europeo di Ricerche sull'Immigrazione, e sono alcuni scatti di fotografi e fotografi di seconda generazione o con background migratorio. Ancora venerdì Silvia Luzzi e Luca Bellino con Luce direttamente dal Locarno Film Festival. Giovedì 14 novembre presenteremo invece Nato in Iran, la graphic novel di un illustratore iraniano che ormai vive da tantissimi anni in Italia, a Bologna. E in mezzo ci sarà anche della musica, i DJ set, degli aperitivi sonori, insomma un programma veramente ricco. Prevediamo almeno due proiezioni al giorno, tutti gli ingressi sono gratuiti, per cui vi aspettiamo a Carbonia. Per l'assessora regionale alla cultura Ilaria Portas, la società umanitaria rappresenta un cineporto e anche la sua collocazione all'interno delle miniere di Serbariu dimostra la capacità di riconversione di un territorio ormai nella sua fase post-industriale. Cinema, ha detto, e anche economia. Carbonia può e deve diventare un polo della cinematografia italiana.